Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Non mi sembra vero, ma finalmente sono tornato nella mia postazione. Perdonatemi ancora per questi giorni magari di setup, audio, insomma, non tutto proprio al massimo, ma finalmente eccoci qua. Video molto rapido in questa giornata di ripresa della Serie A perché sono stati cambiati nella giornata di ieri i premi della Weekend League che, a mio modo di vedere, adesso premiano un po' quelli che fanno risultati maggiori rispetto a prima. Difatti, magari per un 20-0, per un livello 1 fatto bene, un 19-1, un 18-2, prima non si notava tutta questa differenza con le fasce leggermente più basse. Adesso hanno aggiunto qualche piccola cosina, ma anche per quelle più basse, che secondo me rende la Weekend League molto più worth. Quindi mettetevi comodi e andiamoceli a guardare insieme. Partiamo dal livello 10, ovviamente, quello proprio ultimo peggiore che nessuno desidererebbe mai fare, che ci regala un pick FU Champions a scelta tra tre giocatori, un pacchetto giocatori rari misti e 500 punti per poi riaccedere ai playoff. Il livello 9 invece ci dà sempre un pick a scelta tra tre giocatori, due pacchetti oro premium maxi, un pacchetto giocatori oro prime e 5000 crediti. Quindi già qui le cose iniziano a migliorare, ma voglio dire, il livello 10, 9 e 8, insomma, penso che è veramente difficile che qualcuno che sta guardando questo video possa mai raggiungerlo. Comunque, il livello 8 ci dà un giocatore a scelta FU Champions tra 3 aggiunto a quelle che erano invece la singola scelta che avevamo prima, un mega pacchetto, un pacchetto giocatori oro prime, due pacchetti oro premium maxi e 750 punti qualificazione VL e in più anche 10.000 crediti. Per quanto riguarda invece la zona già un po' più calda, quella che ha lo stemma illuminato di rosso e oro, abbiamo a livello 7 due pick, in questo caso FUT Champions, ma la scelta non è più tra 3 giocatori ma bensì tra 4, quindi diciamo che la probabilità di trovare qualcosa di interessante già aumenta. Un pacchetto da 50.000 crediti, ma non solo, perché ce ne danno anche un altro da 100, quindi due dei tre migliori pacchetti all'interno di FUT già dal livello 7 sono disponibili. 750 punti di qualificazione playoff e 15.000 crediti, quindi iniziamo a salire sia come livello di pacchetti che come livello di crediti in questo caso. Con il livello 6 abbiamo un giocatore a scelta tra due oro rari 84 più, e questa è la novità, perché dal livello 6, mano a mano che andiamo a salire, sono stati aggiunti in maniera permanente, oltre alle scelte dei giocatori rossi classici del FU Champions, anche questi pick qua. E visto che comunque ci avviciniamo a periodo Toti, insomma, dove ci sono tante carte speciali, anche normali, diverse dagli IF, potrebbe essere interessante. Quindi un pick di questo tipo, poi due pick FU Champions a scelta tra 4 giocatori, un pacchetto da 50, un pacchetto da 100 e iniziano dal livello 6 anche quelli che sono i pacchetti IF, quindi quelli con 3 giocatori della squadra della settimana all'interno, dai quali troviamo 3 carte a scarto, ma che comunque sono 30k voglio dire, 1000 punti per i playoff e 25.000 crediti, quindi saliamo ancora come crediti regalo. Con il livello 5 invece, a 51 punti, abbiamo due pick a scelta 84+, quindi raddoppiamo, e aumentano anche i pick FU Champions che passano da 2 a 3 e la scelta non è più tra 4 ma tra 5 giocatori, quindi diciamo che in teoria le percentuali trovare qualcosina di buono crescono. Poi abbiamo un pacchetto da 50.000, compare il pacchetto Ultimate per la prima volta e sempre un pacchetto con 3 IF, quello Premium Team of the Week. In più 1250 punti per i playoff e 30.000 crediti. Arriviamo in zona un po' più calda, livello 4. Il livello 4 ci dà 3 pick a scelta, uno di 3, quindi non più uno di 2, 84 più. Sempre 3 pick del FU Champions rossi a scelta tra 5, un pacchetto da 100.000, il pacco Ultimate e un pacchetto da 3 giocatori IF e in più 1250 punti per la qualificazione al FU Champions e 50.000 crediti. Livello 3, quindi qui già andiamo a toccare una fascia di giocatori diciamo sopra la media. Qui abbiamo 3 pick a scelta
sempre 84 più 1 di 4. Poi abbiamo 3 pick fu Champions 1 di 5, 2 pacchetti da 50.000, un pacchetto Ultimate, ma arriviamo ad un altro pacchetto Team of the Week, infatti ne abbiamo due. 1250 punti qualificazione fu Champions e 775.000 crediti. Quindi anche i crediti iniziano a diventare veramente tanti. Livello 2, qui abbiamo 4 pick 84 più, 4 pick del FUT Champions, sempre a scelta 1 di 5, 2 pacchetti Ultimate e 2 pacchetti IF e anche 100.000 crediti. Andiamo a chiudere con il livello 1 che ci regala addirittura 4 sempre pick 84 più. Salgono anche quelli che sono i pick rossi perché ne abbiamo 4, scelta 1 di 5, un pacchetto da 50.000, 2 Ultimate, 3 pacchi IF, quindi almeno a scarto dovrebbero essere 100.000, un pacchetto 5 giocatori 84 più non scambiabile, quindi anche questo in ottica Toti potrebbe essere molto interessante da tenere, e poi altri 100.000 crediti. Quindi livello 1 e livello 2 sono diventati veramente, secondo me, qualcosa per cui vale la pena, tra virgolette, lottare, e questo potrebbe far sì anche che magari le Weekend League diventino un pelino più competitive, perché sai, soprattutto all'inizio la community ringalluzzita da questi nuovi premi, insomma, potrebbe essere più agguerrita per cercare di portarseli a casa. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate di questi nuovi premi, se insomma volevate un po' di rinfresco, no, all'interno della Weekend League, che era sempre la stessa ormai da 2 annetti. Vi ricordo appunto di lasciare anche un bel mi piace, in descrizione trovate tutti i link, in particolare la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. Io vi auguro una buona giornata, sono il vostro Liberoschi, ciao!